Ciao a tutti amici di eximbardo.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. In questo video andremo ad analizzare le funzionalità e le caratteristiche della nuova Smart Band di Razer. Parliamo del Nabu X. Ovviamente effettueremo anche una piccola video recensione che poi estenderemo alla recensione scritta sul nostro sito, come sempre. La confezione è un piccolo blister di plastica trasparente, troviamo il nome del prodotto, il logo dell'azienda. Nel retro troviamo invece un'immagine illustrativa, le caratteristiche, le specifiche e due piccole con i loghi che ci ricordano di scaricare l'applicazione dall'App Store nel caso in cui possedessimo un iPhone, oppure direttamente dal Google Pay nel caso di uno smartphone con sistema Android. All'interno della confezione troviamo il classico sticker della Razer, una piccola user guide del prodotto, il cavo USB con i classici colori nero e verde di Razer. Infatti troviamo all'interno del connettore USB di colore verde. Questo lo dovremo collegare ovviamente ad una porta USB del computer e questo tramite il connettore proprietario al bulbo del Nabu X. E infine troviamo la Smart Band. Come possiamo vedere, il design è classico ed elegante. La versione ricevuta da noi in colorazione Total Black, con ovviamente il bulbo di colore verde. E in commercio sono disponibili anche la versione completamente bianca e la versione completamente verde. Nella parte inferiore troviamo questa specie di bottone che riporta il logo della Razer. Nella versione di colore bianco, questo bottone sarà tra virgolette di color oro e anche la superficie. Tornando alla Smart Band, troviamo una superficie striata, come possiamo vedere, quindi sarà più difficile permettere l'accumularsi di polvere. La Smart Band è waterproof fino ad 1 metro. Ovviamente Razer ci consiglia di non tenere immersa la Smart Band per più di 5 minuti sott'acqua. Ovviamente è waterproof per eventuali schizzi d'acqua e quant'altro, ma ovviamente non per andare sott'acqua d'estate. Nella parte sinistra troviamo questi piccoli fori che ci permetteranno di calzare meglio a seconda della dimensione del polso la Smart Band. E all'interno della struttura in gomma troviamo il bulbo, che è il fulcro principale della Nabu X, il quale è dotato di un accelerometro e di tutte le caratteristiche tecniche che ci permetteranno di, tra virgolette, ricordare i nostri obiettivi, i nostri passi e di comunicare le notifiche e gli avvisi tramite l'applicazione che poi scaricheremo sul nostro smartphone. Inseriamo di nuovo il bulbo all'interno della Smart Band e procediamo un attimo ad indossarla. Una volta indossata, ecco qui come si presenterà. Ovviamente, a seconda del colore avremo un design più sgargiante o più classico. Procediamo anche a prendere il nostro smartphone, su cui abbiamo già installato le applicazioni principali che sono le Utility Nabu X e l'applicazione Fitness. Tramite l'applicazione Utility della Nabu X avremo la possibilità di collegare tramite una connessione Bluetooth la Smart Band e visualizzare il livello di batterie, oppure potremo personalizzare gli avvisi, le notifiche e quant'altro. Nel dettaglio troviamo il doppio tap della fascia che ci consentirà di vedere l'obiettivo raggiunto con i passi, con la distanza, con le calorie, il riposo, oppure vedere semplicemente il livello della batteria o di non fare nulla. Questo sarà a noi scegliere cosa impostare e quindi personalizzare. Per le notifiche abbiamo la possibilità di disattivarle completamente, oppure per esempio per le chiamate in entrata abbiamo di default l'illuminazione di 3 LED di colore blu, per gli avvisi 3 LED di colore rosso e per le notifiche 3 LED di colore verde. Ovviamente tutte e tre possono essere cambiate di colore o possono essere disattivate a seconda delle necessità. Abbiamo anche la possibilità di variare la luminosità da basso fino ad alto, passando per medio, e la vibrazione da basso fino ad alto oppure disattivata. Tornando ancora indietro, passiamo agli avvisi, in quanto possiamo settare, tra virgolette, una specie di sveglia che ci avvertirà tramite una vibrazione quando sarà arrivata l'ora prestabilita.
modalità di sospensione, quindi potremo disattivare completamente il tracciamento a riposo o ottenere una sospensione automatica della Smart Band in modo da evitare eventuali notifiche e quant'altro. Impostazioni social, potremo attivare quella di Facebook e quella di Twitter in modo da condividere i nostri progressi e i nostri obiettivi. Tramite l'attivazione dell'assetto di mano potremo ovviamente scambiare informazioni e tramite l'attivazione della modalità impulso altrettanto. Sono soltanto due metodi diversi per scambiare i contatti. La prima ovviamente dovrebbe essere una specie di set in questo modo che attiverà i sensori di entrambi i NB-UX. Tornando indietro, scusateci. Tornando indietro, facciamo vedere anche che abbiamo già configurato la Smart Band, possiamo impostare anche una nuova fascia, in questo caso non ci interessa, oppure vedere le applicazioni connesse, il tempo che carica un attimo dalla rete, ok, ci ha dato un errore, abbiamo semplicemente collegato l'applicazione Nabu Fitness. Tornando indietro possiamo anche accedere al Marketplace delle applicazioni dateci da Razer, quindi troviamo Nabu Fitness che abbiamo già installato. Possiamo installare anche Razer Comms, che è una specie di TeamSpeak creato da Razer. Ulteriori applicazioni per il tracciamento dei nostri obiettivi: Nabu Timer, Nabu Gamers per evitare scambiare eventuali obiettivi raggiunti nei giochi e quant'altro. Ovviamente la piattaforma di applicazioni per le Smart Band Nabu si sta sempre più espandendo e quindi avremo sempre più applicazioni a nostra disposizione. Ovviamente la piattaforma è open source, quindi eventuali sviluppatori potranno creare anche le proprie applicazioni. Per l'applicazione Nabu Fitness troviamo i vari obiettivi che ci vengono caricati. Ovviamente noi abbiamo resettato ultimamente le statistiche, quindi abbiamo pochi passi in questo caso, poche calorie bruciate e 0 ore di riposo. Unica considerazione che facciamo è che il calcolo delle calorie è poco preciso, quindi ci teniamo a non farvi, come dire, fissare sulle calorie realmente mostrate da questa applicazione, in quanto l'approssimazione, come anche detta da Razer, non è 100% precisa. Potremo controllare le varie statistiche, i vari obiettivi raggiunti nel tempo, come abbiamo detto, le abbiamo resettate. Inoltre possiamo controllare i vari obiettivi e possiamo anche personalizzare, quindi aumentare o diminuire l'obiettivo che ci siamo prefissati. Crediamo che questo è tutto. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto allo staff.